Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi siamo nella mia stanza della farm di pozioni perché voglio fare finalmente le mie primissime pozioni e per poi andare nel prossimo episodio subito a sconfiggere il drago. Ho già provveduto a fare tutti i preparativi necessari e li ho portati già vicino al portale dell'End, dove ho costruito anche una piccola casetta che vi mostrerò a fine video, ma adesso preoccupiamoci di fare le pozioni nel modo corretto. Allora, in base a quello che ho letto su internet, mi sarebbe opportuno prendere una pozione di forza, una pozione di caduta lenta e anche una pozione di cura. Non mi ricordo esattamente gli ingredienti. Ma controllando la lista su internet ho scoperto che questi sono pressoché tutti quelli che mi servono. E da ieri, da quando ho pubblicato il video dove ho trovato la giungla, sono stato moltissimo nel Nether. Ho catturato i ghast e anche i magma cube. E poi sono tornato e sono riuscito anche a ritrovare le membrane di phantom che non trovavo più. Ho preso moltissima polvere di luminite e poi ho ucciso anche molti ragni e lo zucchero, vabbè, ne avevo in abbondanza. E poi soprattutto sono anche riuscito a prendere un bel po' di berghe di blaze che le ho già messe qua. Quindi oggi proveremo a fare le pozioni, ma prima devo vedere come si fanno le tre pozioni che mi servono maggiormente, ovvero cura, forza e caduta lenta, che credo che saranno le più importanti. Allora, io direi di cominciare con una pozione di cura di livello migliorata e che se non ricordo male si fanno intanto con una verruca del Nether, poi un'anguria dorata e infine un po' di polvere di luminite. Vediamo se funziona, lo vedremo in diretta ragazzi, qua ci sono tre ampolle d'acqua, ma a me ne basta avere anche solo una. Vediamo se funziona, incrociamo le dita, sì ma quanto ci vuole. Allora, pozione strana, ok, adesso vediamo se funziona quella fetta di anguria. Devo dire ragazzi che è molto più lenta di quanto pensassi. Ok, ha finito, vediamo come cosa diventa. Pozione di cura, adesso ultima cosa, vediamo se diventa pozione di cura migliorata. Se funziona ragazzi, giuro che non lo so, cioè ormai ho finito le promesse da farvi. Ok, ha quasi finito, vediamo se ha funzionato. Pozione di salute istantanea 2. Avevo già provato a fare delle pozioni, infatti qua vedete pozione di forza e pozione di forza addirittura da 8 mi è venuta fuori, quindi siamo già a buon punto. E di queste credo che le prenderò tutte e tre. Pozioni di cura ne prendo solo due per il momento. Ora proviamo a farci una pozione di resistenza al fuoco. No, al fuoco non serve a niente perché vado nell'end. Allora, in base a quello che ho letto, potrei farvi la pozione di rigenerazione, che se non sbaglio, sfruttando le pochissime lacrime di ghast che ho, si fa con appunto una lacrima di ghast, una verruca del Nether e poi della polvere di redstone. Vediamo. Ah no, ho sbagliato. Prima ci va la verruca, per avere la pozione strana. Ok ragazzi, mettiamo la polvere di redstone. Finora sta funzionando. Pozione di rigenerazione 0,45. Vediamo con la redstone se funziona, se ho letto bene la ricetta. Ma in teoria dovrei. Vediamo un po', ha funzionato alla perfezione, ottimo. Allora, pozione di rigenerazione, io ne porto, siccome non avrò molto spazio nell'inventario, direi di portare una di salute istantanea, due di forza e una di rigenerazione. Allora, poi ho letto che è utile farsi anche la pozione di velocità, però non credo che sia indispensabile. Invece credo che sia molto importante la pozione di caduta lenta, che se non ricordo male si fa sempre con la verruca del Nether, la membrana di Phantom e poi la polvere di luminite. Vediamo se ci ho azzeccato, spero di sì, ma lo vediamo subito. Pozione strana ovviamente, poi vediamo con la membrana di Phantom, queste devo stare super attento a non sbagliare ragazzi perché ne ho veramente pochissime. I Phantom sono difficili da uccidere. Non sta funzionando, mi sa che ho sbagliato. Forse non ci va la polvere di luminite, ma ci va la polvere di redstone, forse. Vediamo. Sì, infatti, ci va questa. Ve l'ho detto, ragazzi, le pozioni sono veramente complicate da fare. Già gli incantesimi ci ho messo una vita a capirli, figuriamoci le pozioni, che sono 108 in totale, ho letto. Mi dovrei scrivere un ricettario intero. Ottimo, pozione di caduta lenta, durata 4 minuti. Questa credo che sarà molto importante. Rimettiamo a posto la polvere di luminite e non teniamole tutte, mettiamole qua. Allora, quindi una pozione di cura salute istantanea 2, due pozioni di forza da 8 minuti di ciascuna e poi una pozione di rigenerazione di 1 minuto e 30 e una pozione di cadute lenta di 4 minuti. Vi spiego un attimo il mio piano. Appena arriverò nell'End, il mio obiettivo sarà rompere ovviamente i cristalli dell'End per evitare che il drago possa rigenerarsi. Dopodiché lui comincerà a girare e girare intorno finché perderà un po' di forza e si accascerà al suolo. Io dovrò colpirlo in quel momento e cercare di renderlo inoffensivo.
Dovrò stare attento agli Enderman, ma mi basterà guardare sempre per terra. Per rompere i cristalli invece userò sia le frecce, però dovrò anche salire in cima ai bastioni più alti e poi cadere, e quindi la pozione di Crusalenta mi sarà molto utile, mentre le altre potete capire perché le ho prese. Ma non è finita qui, ragazzi, perché voglio provare a fare un'altra cosa. Ho letto che esiste un'altra tipologia di pozione per cui serve un ingrediente molto particolare, che è il soffio di drago, e per raccoglierlo bisogna andare nell'End, sconfiggere il drago, oppure, mentre combatte, lui sparerà quella strana polverina viola. E noi dobbiamo raccoglierla, e per farlo ci serviranno delle ampolle, che come vedete, ragazzi, ho già provveduto a raccogliere e a creare. Quindi adesso, in teoria, anche dal punto di vista delle pozioni, credo di essere pronto per andare effettivamente a sconfiggere il drago. Sono veramente emozionato. Però prima di farlo, ragazzi, dobbiamo raggiungere il punto stabilito, che vi mostro anche quello che ho creato, dove conservare tutte le cose importanti che userò per sconfiggere quel mostro. Intanto qui vi presento il mio nuovo animale domestico, che è Folia. Ciao Folia, come va? Sto per andare a sconfiggere il drago. È stato bello conoscerti, amico mio. Ma ovviamente devo salutare anche tutti i miei amatissimi cani. Ragazzi, io vado a sconfiggere l'Ender Dragon e quando ci sarò riuscito tornerò. E giuro che vi lascerò liberi. Vi lascerò liberi di fare tutto quello che volete, ragazzi. Sappiate che vi voglio bene, molto bene. Diamo un'ultima occhiata al mio mondo, ragazzi, perché se non riuscissi a sconfiggere il drago, sicuramente tornerei qui, ma sarei un perdente. Quindi io sconfiggerò l'Ender Dragon e poi tornerò qui da vincente con tutti i livelli alzati. Inoltre, guardate il bambù che ho piantato quanto è già cresciuto. Ma adesso andiamo verso il portale. Ci vediamo là, ragazzi. Ok ragazzi, siamo riusciti a tornare qui in un batter d'occhio. Ciao delfini, molto presto morirò sicuramente, ma non credo. Era dal video sul bioma più infortunato di Minecraft che non tornavo qui e ho fatto un po' di cosette. Ecco, come vedete ragazzi, ho costruito questa casetta dove al suo interno, chiudiamo tutto, ho predisposto tutto per andare a sconfiggere il drago, che è in questa cesta. Ecco qua, mettiamo giù questa roba intanto. Questo è tutto il necessario che prenderò su per andare a sconfiggere l'Ender Dragon. Intanto la mia spada che mi accompagnerà sempre. Poi subito accanto ci metto i blocchi da costruzione, non tutti. Poi qua ci ho messo questi sacchetti per conservare le frecce, che me ne serviranno veramente tante. Forse ne ho prese anche troppe, ma la prudenza, ragazzi, non è mai troppa. Prendiamole tutte. Dopodiché prendiamo su anche il cibo perché sicuramente servirà anche questo. Altri blocchi da costruzione. Ho preso anche le mele dorate che, ragazzi, non vi dico quanto tempo ci ho messo per farle. Mettiamole qua. Poi ho questo scudo con ripristino indistruttibilità, ragazzi, che lo metto subito a mano. Poi ovviamente le mie carissime pozioni che le metto qui. Che le metto qua per il momento, le predispongo in questo modo. Metto la pozione di forza qui, poi accanto ci metto la pozione di cura, poi la pozione di rigenerazione e infine la pozione di caduta lenta. Poi prendo anche gli altri due scudi, qua ci tengo la mia balestra, tolgo un attimo il pane, ragazzi, e qua ci metto il mio arco con una serie di frecce. Poi prendo questi due picconi che mi torneranno sicuramente utili. Poi ho preso anche questa polvere di redstone e questi pistoni perché mi serviranno per raccogliere l'uovo di drago, lo vedrete prossimamente. Poi un secchiello d'acqua, altro cibo che può sempre servire. Poi questi quattro letti perché ho in mente un piano che mi hanno consigliato. Una leva, i pistoni ragazzi li posso mettere tranquillamente dentro questo sacchetto insieme alla leva e alla polvere di redstone. In più ci metto anche queste, no, le ampolle è meglio che le tenga fuori. In più ci metto anche altre frecce, non tutte però. E le altre le metto qua dentro, insieme a uno scudo. Non ci sta purtroppo. Vabbè, gli scudi li tengo qui, ragazzi, perché è sempre meglio averne in abbondanza che non averne. Infine metto anche il pane, ragazzi, che può sempre essere utile qua dentro. Non lo prendo su tutto, visto che occupa molto spazio. In più, ragazzi, ho questa armatura con protezione dal fuoco 4, protezione 4, protezione 4, indistruttibilità 3, protezione 3, passo anfibio 3, indistruttibilità 3. Io ragazzi mi ritengo pronto per andare a sconfiggere l'Ender Dragon, quindi adesso rechiamoci giù nel portale alla velocità de della luce, secchio d'acqua alla mano e andiamo giù. Ciao casetta. Ho messo come punto di rinascita qui, il punto di rinascita è stato impostato ragazzi così se dovessi morire nell'End spero di rispawnare qui, anche se non ne sono sicuro. Ciao ciao casetta, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, il momento che tutti stavate aspettando è finalmente arrivato. Sto per scendere nel portale dell'End perché voglio andare a battere quel drago gigantesco. Sto scendendo ragazzi per andare a sconfiggere il drago.
Ammetto che sono emozionato e spaventato allo stesso tempo, ma sono sicuro che andrà bene. Ho il vostro supporto. Rechiamoci dal drago con effetto immediato. Non mi ricordo più la strada, però. Forse era di qua. Spada alla mano sempre. Da che parte sarà adesso che non mi ricordo? Di qua forse. Ok, ragazzi, l'ho trovato. Questo è il portale dell'End. Sono pronto per adempiere il mio destino, sconfiggere quel drago maledetto. Entriamo? Entriamo. Sono pronto. Beh, eccoci qua ragazzi. Siamo finalmente entrati nel land. Voi lasciate un incredibile mi piace se questo video vi è piaciuto, ragazzi, perché nel prossimo video ci sarà la battaglia finale. Sono pronto. Ci vediamo ne nel prossimo video, ragazzi. Ciao, o forse addio.